Quelle del giugno 2017 sono state elezioni da record per il comune di Sezze, con la bellezza di 7 candidati alla poltrona più importante, alla carica di primo cittadino. Ma rispetto a quanto gli elettori si sarebbero aspettati, una opposizione che varcasse le soglie del Consiglio Comunale e fosse presente per contestare le scelte dell'amministrazione, la realtà è stata ben diversa, con 3 dei 4 candidati esclusi dalla massima assise cittadina che praticamente sono scomparsi dalla vita politica della città, non dando chiaramente seguito alle promesse durante la campagna elettorale. Tra questi spiccano le assenze dai riflettori di Roberto Reginaldi e di Damiano Risi. Il primo, per 10 anni in consiglio e candidato con la lista Noi con Salvini, si affida soltanto ai social per sollevare questioni, che il più delle volte, però, afferiscono a problemi nazionali, senza sfiorare i problemi di Sezze su alcuni dei quali, oltretutto, si era battuto nei suoi 2 lustri tra i banchi della minoranza consiliare. Discorso ancora più evidente per Damiano Risi, candidato con la lista del Movimento 5 Stelle, che in pratica dall'11 giugno 2017, ad eccezione di qualche intervento durante le fasi della scelta della giunta da parte del sindaco, non è più intervenuto sulle questioni locali. Comprensibile, invece, la posizione di Giuseppe Ceritello e la sua scelta, probabilmente obbligata, di non interessarsi più alle vicende setine. Di parere opposto, infine, Gaetano Leonoro, che nonostante il risultato deludente sta proseguendo la sua attività politica, in ambito locale, provinciale e regionale. A prima vista potrebbe sembrare cosa da poco la spesa di 1.375 euro alla ditta del prete per l'affitto di un cassone da luglio a settembre dello scorso anno messa in pagamento dal comune di Bassiano nei giorni scorsi. Invece a leggere bene si scopre che il pagamento riguarda lo stoccaggio temporaneo e il trasporto ad un'azienda di Guidonia Montecelio del rifiuto classificato CER20.01.08. Vuole comprendere i motivi della scelta dell'ente Giuseppe Funisto del Movimento Grande Bassiano, che in una nota spiega, si tratta dei rifiuti biodegradabili provenienti da Mezze, quindi facilmente compostabili e che gli esperti del settore considerano come pregiati per la produzione di compost. Se tanto mi dà tanto, spiega Funisto, dobbiamo ritenere che il compostore, finanziato dalla provincia all'interno del progetto Bassiano si differenzia, gestito dalla cooperativa SIA, finita agli onori delle cronache in una recente indagine e poi costato al comune di Bassiano altri 50.000 euro circa, non si è utilizzato per produrre i benefici che erano stati promessi. Assistiamo ad un assurdo, dobbiamo pagare per lo stoccaggio, il trasporto e il conferimento di un rifiuto che invece costituisce una risorsa dal quale si potrebbe ricavare compost di qualità da rivendere, con evidente beneficio per le casse comunali. L'Istituto Estetico Italiano Sabaudia Pallavolo supera 0-3 la Lazio Pallavolo e conquista la 3ª vittoria consecutiva nel campionato nazionale di pallavolo maschile di Serie B, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane. La squadra di Camillo Lupoli, dopo la sosta natalizia, ha ripreso alla grande la sua rincorsa alle posizioni più prestigiose della classifica del girone F e finora ha centrato un bel tris di successi. Questo momento perfetto dei pontini, che nell'anno solare non hanno perso nemmeno un set, rilancia la formazione di Sabaudia al 5º posto con 21 punti, staccata di 5 lunghezze dal 3º posto attualmente del Roma Volley. Abbiamo giocato una bellissima partita, la squadra continua a crescere e i nuovi innesti hanno dato ancora più equilibrio, spiega Lino Capriglione, uno dei massimi dirigenti dell'Istituto Estetico Italiano Sabaudia. Siamo stati bravi a gestire i momenti in cui siamo andati in svantaggio, specie nel primo e nel 3º set. In questo momento l'importante è avere continuità di risultati, ora arriva la sosta e siamo convinti che il lavoro che faremo in questa fase sarà molto importante. Lo scorso 21 gennaio alle 20 circa in via Sant'Anastasia a Fondi, i militari dell'arma del luogo hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne di origini indiane, residente a Fondi. L'uomo,
a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 550 grammi circa di bulbi essiccati di papavero indiano, contenuti in 5 involucri di cellofan. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato temporaneamente ristretto presso la camera di sicurezza della tenenza di Fondi, in attesa del rito direttissimo. Ad Aprilia esiste una realtà piacevolissima che ricalca l'atmosfera dei vecchi caffè europei dove ci si riuniva per fare cultura e condividere esperienze. Al Civico 41 di Via Grassi è possibile infatti apprendere una nuova lingua in modo piacevole, creare un gruppo di amanti del lavoro a maglia, assistere a conferenze e presentazioni di libri e tantissime altre attività sorseggiando una buona tisana. Un ambiente caldo, accogliente e piacevolmente informale, che organizza attività per gli associati con un calendario ricco di iniziative. In una città medio-grande come Aprilia, con tutte le problematiche dei luoghi di provincia che rischiano di diventare affollati dormitori, iniziative come questa riescono a contenere l'esodo culturale. Un internet caffè? Una biblioteca? Una scuola di lingue, disegno e scrittura? Caffè culturale non si identifica esattamente con nessuno di questi luoghi, ma al contempo li racchiude tutti. È un'associazione dedicata ai lettori di tutte le età, agli studenti, a chi desidera continuare a conoscere ed imparare. Si può trovare la concentrazione per studiare o lavorare al computer con la musica che crea un'atmosfera rilassante in sottofondo e non è necessario alzare la voce. Si promuove la cultura in tutte le sue forme. Si propongono mostre, incontri tematici in collaborazione con professionisti di vario genere, presentazioni di libri, seminari, eventi culturali che spaziano dalla musica alla letteratura. Due giorni di convegno diocesano il 25 e 26 gennaio prossimi. Alle 17.30 presso la Curia Diocesana a Latina. Si continua con il tema Una Chiesa che cresce con quelli che crescono, già affrontato a novembre scorso parlando dei ragazzi tra gli 8 e i 14 anni d'età. Questa volta l'orizzonte è quello della fascia d'età tra gli 0 e i 6 anni. Il primo giorno, l'argomento sarà affrontato dal punto di vista del conoscere grazie alla relazione di Paola Amarelli, professoressa di pedagogia della comunicazione educativa all'Università Cattolica, la quale offrirà una lettura in termini educativi di questa fascia d'età. Il secondo giorno, sarà il turno di Anna Morena Baldacci, docente di liturgia all'Università Salesiana, che presterà attenzione su come accompagnare i fanciulli all'incontro col sacro. I convegni diocesani fin qui organizzati si raccordano al tema più generale espresso dal Vescovo Mariano Crociata negli Orientamenti Pastorali 2018, le comunità in rapporto ai giovani. Nella magnifica cornice della Sala del Gran Consiglio del Palazzo Ducale di Genova, si è tenuta la premiazione della 20ª edizione dell'assegnazione della bandiera arancione. Dopo una selezione severa, puntuale e rigorosa, il comune di Bassiano è stato selezionato come meritevole della bandiera arancione 2018, riconfermando così un eccezionale livello di storia, cultura, architettura, cura del territorio e salvaguardia dell'ambiente. Il comune di Bassiano, selezionato tra 2.838 comuni, entra tra i 227 comuni selezionati, cioè solo l'8% degli enti comunali italiani. Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco Domenico Guidi e il presidente del consiglio Costantino Cacciotti che ha seguito l'iter di assegnazione ed ha ritirato il premio consegnato dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti. È stato presente anche il comune di Cisterna di Latina alla cerimonia organizzata dal comune di Anzio per ricordare l'anniversario numero 74 dello sbarco alleato. Folta la partecipazione delle autorità civili e religiose, delle associazioni, di tanti cittadini, al nutrito calendario di appuntamenti iniziati alle 8.30 presso il cimitero di Falasche, ad Anzio. Sono seguiti l'omaggio al porto di Anzio in ricordo dei caduti dell'incrociatore britannico Spartan, la visita al cimitero americano di Nettuno e infine, alle 12 ad Anzio la scopertura della stela in memoria del reduce Anziate Alfredo Rinaldi con la solenne cerimonia in piazza Garibaldi presso il monumento ai caduti.
in rappresentanza del comune di Cisterna di Latina c'era il subcommissario prefettizio Domenico Talani insieme al gonfalone decorato della medaglia d'argento al valor civile e ad alcuni rappresentanti dell'associazionismo cisternese. Cisterna, infatti, fu tra le città che maggiormente patirono le conseguenze del durissimo scontro tra le truppe tedesche e quelle anglo-americane all'indomani dello sbarco di Anzio divenendo teatro, la notte tra il 29 e 30 gennaio, della tristemente nota battaglia di Cisterna in cui il primo e il terzo battaglione Rangers vennero letteralmente distrutti contando sul campo, tra morti, dispersi e prigionieri, ben 755 uomini su 767. Il quartiere dei Colli di Sezze, dopo oltre 50 anni, tornerà ad avere a disposizione un campo sportivo come mezzo di una maggiore socializzazione ed integrazione dell'intera area parrocchiale e contrade limitrofe. E quanto ha stabilito la Giunta Comunale di Sezze, che nei giorni scorsi ha accolto la richiesta della parrocchia dei Santi Sebastiano e Rocco che intende realizzare, su un terreno di sua proprietà attualmente destinato ad attività ricreative, un campo sportivo. La stessa parrocchia ha deciso, fatte salve le attività programmate, di concedere l'uso del campo al comune di Sezze per ampliare i campi a disposizione per le varie associazioni sportive. A tal fine ha deciso di stipulare una convenzione per la gestione del campo sportivo parrocchiale. I criteri di utilizzo e programmazione per l'uso del campo dovranno essere concordati ed approvati per iscritto con il parroco o un suo delegato ufficiale, stabilendo calendario, orario e modalità d'uso, priorità di manifestazioni e obblighi delle società utenti, norme di corretto comportamento ed eventuali rimborsi spese. Il regolamento stabilito dovrà essere accettato e sottoscritto dalle società ed enti che utilizzano il campo e le relative strutture, con larghe e ben definite garanzie e responsabilità per eventuali danni a cose e persone. La convenzione durerà 3 anni, rinnovabile non in modo tacito.